Sono arrivate le mie nuove felpe, magliette e zainetti di Poppy Playtime. Le trovi solo su nerdoverdose.com. E se anche Wacky in realtà fosse un umano? Ciao a tutti, Team Olivieri! Io sono Eleonora e benvenuti in questo nuovissimo video! Oggi siamo qui per trovare nuovi indizi sul mistero del mondo di Poppy Playtime. Ma chi sono questi mostri? Abbiamo visto la storia di Mommy Longlegs, che forse prima era un'umana, ma se anche Huggy Wuggy lo fosse, oggi andremo a cercare qualche cassetta misteriosa per scoprire la verità. Ma prima di iniziare, se non siete ancora iscritti, che cosa state aspettando? Iscrivetevi per far parte del nostro Team Olivieri. Allora, penso di aver trovato il video giusto che ci dirà tutta la verità. Quindi con le mie bellissime cuffie dentro il mio ghiacciolo andiamo a scoprire tutto. Oh oh, fa già paura così. Ah! Devono avvisarmi per gli jumpscare, perché sennò io mi faccio la pipì addosso. Io non me la faccio la pipì addosso, insomma, sono mio papà. Ho capito, ma non hai visto quanto fa paura? Stai dicendo che io faccio paura? Sì, Aghino, tu fai paura. Ah, vado a piangere. Qual è il problema? Sei spaventato dal mio aspetto? Beh, non so voi, ma io sì. Sai che non sono sempre stato così? Quindi forse qua abbiamo ragione noi. Huggy Wuggy non è sempre stato un mostro, ma forse era un umano. Aiutatemi! Sei un mostro! Sì, beh, è intelligente la ragazza. Sai che non posso incontrare molte persone nuove qua giù? Beh, meno male che non ne incontra tante, perché sennò... Cioè, voglio dire, io non ci vorrei mai capitare in quella fabbrica. Non so perché ci vada ancora qualcuno. Beh, lascia che ti racconti tutta la mia storia e i miei retroscena se vuoi. Ma ti avverto che hai già visto il finale. Beh, immagino che questa ragazza non tornerà viva in superficie. Adesso lui le racconterà tutta quanta la sua storia, così noi sappiamo com'è andata veramente. È iniziato in una notte buia e tempestosa. Questo sono io. Questo è il vero Huggy Wuggy prima di diventare Huggy Wuggy. Spero che per lui che non si chiamasse Huggy Wuggy anche prima. Magari... Che è successo? Aiuto, lo spirito di Huggy Wuggy che aspetta le luci! Stavo dicendo che spero per lui che non si sia sempre chiamato Huggy Wuggy. Insomma, magari prima si chiamava Sergio? Non lo so, da adesso in poi sarà il nostro Sergio! Sono il tipico tirapiedi dell'acquafabbrica e ho sognato di guadagnare una promozione, forse. Ok, non lo pagavano tanto in questa fabbrica. E lui sperava di fare qualcosa di nuovo. Mettere su una famiglia quella notte cambierebbe il mio futuro per sempre. Non ho capito, vuole mettere su famiglia? In che modo? Vuole sposare Huggy Wuggy e avere dei figli? Non lo so. Vabbè, andiamo avanti. I ragazzi al piano di sopra erano disposti a provare qualsiasi cosa per rendere i nostri prodotti più attraenti e realistici. Quindi in questa fabbrica erano un po' pazzi e cercavano di fare degli esperimenti per rendere i mostri reali. E ce l'hanno fatta! È vivo! Ho lavorato su un nuovo giocattolo insieme al capo fabbricante di giocattoli, un piccolo mostro blu, ma non siamo mai riusciti a ottenere i dettagli nel modo giusto. Oh mamma mia! Ma quindi non è lui Huggy Wuggy, è un altro mostro? Aspetta, c'è qualcosa che non va nella nave. Fermi un attimo! Però, avete visto chi era quello lì? Era lo stesso amico di Molly, Mommy Longlegs! Quindi lui era già a conoscenza di questi strani esperimenti che accadevano. Lui era già a conoscenza anche di Huggy Wuggy e Kissy Missy forse. E ha fatto andare a lavorare una ragazzina in un posto così. Io non mi fido di quello Xavier. Mi sono anche ricordata il nome. E se fosse lui l'origine di tutti i mali? Adesso Huggy è mostruoso. Sei cieco? Spegnilo, spegnilo! Ho tirato più forte che potevo, ma il prototipo era diventato una canaglia. Aiutatemi! Non ascoltava i miei comandi. Per poi all'ultimo secondo... Che è successo? È esploso! Oh mamma mia! Per un momento ero troppo sotto shock per urlare. Oh mio Dio! Io non so se posso far vedere queste scene su YouTube. Ho paura. Finché proviamo e non esplode, pensa solo ai soldi. È proprio cattivo! Possiamo fare dei veri giocattoli viventi. Il tempo di gioco salirà di nuovo in cima. Ma certo, perché tutti i bambini non vedono l'ora di giocare con dei pupazzi così inquietanti. Con il mio braccio incasinato non potevo più far funzionare le macchine e con il costo delle riparazioni a cui pensare gli azionisti ci rifiutavano. Ok, quindi la fabbrica stava crollando, era un disastro ormai. Ma quindi quello Xavier non era il capo? Io non ci capisco più nulla. Forse la storia di Mommy Longlegs è successa ancora prima di Huggy Wuggy. Questo noi non lo sappiamo, non sappiamo in che momento sono successe tutte quante le cose. Abbiamo dovuto tagliare i costi, quindi non sono più riuscita a portare avanti il progetto. Sono stata così tanto triste che mi sono seduta sul divano e ho aspettato un miracolo. Tipo io con le verifiche.
Ma poi, nel mio momento più buio, ho ricevuto la visita dell'unica persona che poteva farmi sentire peggio. Il capo! Ho pensato che sarebbe venuto a urlarmi contro o a fare qualcosa del genere. Che era anche possibile. Signor Vuxen, abbiamo bisogno che lei torni. Non mi fido. Ho molta paura di questa faccia. Insomma, non lo trovate inquietantissimo? Penso che la situazione sia cambiata. Siamo vicini a una svolta. Ma non possiamo completare questo nuovo giocattolo senza di te. Oh no, ragazzi. Sono più che sicura che il capo voglia utilizzare il nostro caro protagonista Sergio per trasformarlo in Agiwagi. Ecco il liquido di cui parlavamo l'altro giorno. Quello che trasforma tutti quanti gli umani in mostri. Daremo anche il nome al giocattolo proprio come te. Che ne diresti di chiamarlo Agiwagi? Ah, quindi Agiwagi era il suo vero nome. Forse questa è la cosa di cui sono più scioccata. Ma che nome è Agiwagi? Ma i tuoi genitori ti volevano male? Davvero? Wow! Povero! Ero arrivato, ma ecco un consiglio per tutti voi ragazzi là fuori. I consigli di Agiwagi. Prima di firmare per la vostra vita, leggete sempre le scritte in piccolo. Ha firmato un contratto in cui accettava di diventare un mostro. Oh mamma mia. Ecco perché Billy deve imparare a leggere, altrimenti si caccia dei guai come questo. Mi avevano incatenato così stretto che riuscivo a malapena a respirare. Figuriamoci urlare. Non hanno detto dove stavamo andando. Non mi piace come si stanno mettendo le cose. Ricordo un dolore acuto, un'improvvisa sensazione di assenza di gravità. Oddio, c'è un cervello! Io sono scioccata. Già so che farò gli incubi. La prima cosa che ho notato era la mia nuova altezza. Era diventato altissimo. Beh, potete stare tranquilli che io non sono Agiwagi di nascosto. Perché se Agiwagi è almeno alto 3 metri, io sono alta quanto un pollice di Agiwagi. Proviamo a vedere. Sì, più o meno. Poi ho capito quello che era successo. Oh, ma povero. La buona notizia era che il nostro piano di inventare un giocattolo vivente aveva funzionato. Sì, ma la cattiva è che sei tu il giocattolo vivente. Ho provato tutto il possibile per scappare, ma è sempre finita allo stesso modo. Ma è proprio cattivo! È lui la colpa di tutto quanto, è Xavier! Oh, ma poverino. Ok, qua censureremo tutto. Tan 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 tan. Perché l'hanno voluto far diventare cattivo? Cioè, scusate, l'obiettivo non era quello di creare dei pupazzi che fossero tipo animati? Sì, ma io sono così carino! Sì, ma sei comunque inquietante! Cioè, io questa cosa non l'ho capita, cioè, finché è una cosa come Aghino a parlare è tenero e dolce. Più o meno. Ma sei una cosa gigantesca come Agiwagi, in che modo possono venderla ai bambini? Questo ancora non l'ho capito. Comunque diventa cattivo e vuole far fuori questo qui. Non ho mangiato, non ho dormito e tutto quello che riuscivo a pensare era il mio capo. Guardate, c'è Poppy! Non mi riconosci? Sono fondamentalmente il volto di questa compagnia. Sono come Pikachu. Guardate che carina che è. Anche lei sicuramente era una vera bambina. Ascolta, so cosa ti è successo. Voglio aiutarti a uscire di qui. Uscire? Sì. Scappa da questo posto per sempre. Fammi uscire, fammi uscire. Aspetterò un cambio della guardia. Ok, Poppy vuole aiutare Aghi. Ma ci possiamo fidare di Poppy? Perché io qua non mi fiderei di nessuno. Così ho aspettato per ore e ore nella notte. E te è arrivata. Ok, andiamo via. Ok, toglie la museruola. Dai, non abbiamo molto tempo. Come sorride felice. Che paura. Non dovrebbe esserci troppe guardie in giro, ma dobbiamo ancora stare zitti. Lei è così felice. Presto, scappate. Ma con che faccia corre Agiwagi? Sembra proprio uno scemo. Oh no, il tempo sta per scadere. Ce la farà? Beh, non credo. Agiwagi è ancora nella fabbrica. Dai, coraggio, ce la puoi fare, Aghi. Hai due gambe lunghissime. Che problema hai? Perché non riesci a correre? Oh, oh, è arrivato. Oh no. Beh, Poppy è salva. Salvati, Poppy. Non farmi usare questo. Mangiatelo. No. Speravo che si mangiasse. Povero Agiwagi. No, Aghi. Sì. No. Non si fa, ragazzi. Non dovete mangiare le braccia delle persone. Perché no? Perché non si fa, insomma! Accidenti. Io dovrò censurare tutto questo video. Oh, mamma mia. È veramente molto inquietante. Sta mangiando del ketchup, ovviamente. Cosa pensate? Pensi di aver vinto, eh? Non te ne andrai mai da questo posto. Ma era proprio malvagio, ma senza motivo, poi. Blocco totale. Impegnato a sigillare tutte le porte esterne. Questa è proprio la zona in cui siamo stati anche io e Billy. È tutto uguale. Possiamo di nuovo provare il condizionamento. Ti renderà più bella e felice. Ha
Adesso non è più come prima, non riesce neanche più a ragionare, è sempre sorridente. Ecco perché è sempre sorridente, lui non è veramente felice. E stanno succedendo cose brutte. Non lascerò questo posto senza di te. Oh, che carina, Poppy. Rimarrò qui al sicuro finché non troverò un modo per salvarti. Quindi questa è la mia storia. Che carina, Poppy. Vabbè, vengono tutti mangiati alla fine. Cioè, che cosa inquietante. Bene, quindi abbiamo capito che il vecchio amico di Mommy Long Legs non ha fatto una bella fine. Però è diventato cattivo anche lui, si vede che anche i loro capi hanno sempre avuto queste intenzioni. Vabbè, fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Noi stiamo sempre ricollegando più pezzetti del puzzle per arrivare a una soluzione. Io spero che il video vi sia piaciuto. Beh, è stato un po' inquietante, però spero comunque che vi sia piaciuto. Non dimenticatevi di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella delle notifiche per sapere ogni volta che pubblico un nuovo video. Vi piace questa felpa? Sì, ve l'ho già fatta vedere, ma io sono troppo contenta. Se volete acquistare le felpe del team Olivieri, trovate tutto quanto nel link nel primo commento. Niente, che dire, Olivieri, Olivoggi, Olisei.